Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Eccoci ancora insieme per andare a vedere questo nuovo vi video. Se volete, seguitemi e così vedremo tutti i passaggi. Eccoci qua, mi sono preparata tutti gli ingredienti, ho rinfrescato la pasta madre pressappoco l'orario di pranzo, in modo che in serata, ma in serata presto, adesso sono le 5, vado a fare tutti i passaggi. Allora, il latte l'ho stiepidito, non deve essere caldo, ma appena una stiepidita perché la temperatura è ancora bassa, quindi leggermente tiepido. Dentro ci vado a mettere la pasta madre a pezzettini. Questa pasta madre io l'ho rinfrescata 2 volte per renderla un pochino più forte, visto che ci sono tanti ingredienti, uova, zucchero, eccetera. Quindi me la sciolgo così, questo impasto l'ho fatto tutto a mano. Oddio, se volete potete anche usare la planetaria, però io lo sto facendo proprio come va fatto, come la ricetta originale. Sciolgo anche lo strutto va leggermente ammorbidito, altrimenti è difficile scioglierlo. Questa è una ricetta che abbiamo fatto insieme con il gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, la sto ripetendo perché c'è un video un po' vecchiotto e quindi voglio rinnovarlo. L'avevo fatto anche l'anno scorso, a dire la verità, però lo voglio rifare di nuovo, lo voglio aggiornare. Quindi così semplicemente con la mano mi sciolgo bene. Qui naturalmente, come al solito, farò dei tagli, quindi non vi faccio vedere il passaggio, se no sarebbe lunghissimo. Una volta sciolto bene, rompo le uova intere, ce le metto dentro. Ok. Oh, scusatemi se sentite dei rumori di sottofondo perché cioè, mio marito sta facendo delle cose e quindi si può sentire un po' di fruscio o qualcosa. Allora, continuo così tranquillamente con le mani. E aggiungo, una volta mischiate bene le uova, comincio ad aggiungere la farina. Io sto usando una farina per dolci, un W340, pressappoco perché sulle buste non a tutti ci sono, c'è il riferimento, però la farina è questa, la farina del mulino cipolla, scusate, mulino cipolla per dolci. Bene, continuo così piano piano, la metto piano piano, cerco di non far venire grumi, quindi se è rimasto qualche piccolo grumetto sciolgo bene con le mani mentre sbatto. È un procedimento un po' lungo, qui naturalmente, ecco, vi faccio sentire come sbattere. Poi dopo abbasso il volume. In questo modo bisogna proprio sbattere. Voi direte perché non farlo con la planetaria? Vabbè, fatelo, ma insomma io ho voluto rispettare la ricetta originale napoletana, una ricetta di Rosa di Fonso, della nonna precisamente, la ricetta napoletana che si fa così, si sbatte a lungo, quindi almeno 20 minuti dovrebbero formarsi delle bollicine. Se non mi stanco, ci riuscirò anch'io perché non è semplice, eh? Cioè non, è semplice però è faticoso, diciamo così. Continuo fino all'esaurimento della farina. Ho versato anche il sale, il pizzico di sale, avete visto? Qui ho tolto il volume del video, non vi faccio sentire lo sbattimento perché si sentirebbero anche i rumori di sottofondo. Allora, qui ci andrebbe la strega, il liquore strega, un po' di mistrà e di liquore strega, che io non mi trovo, io il mio mandarinetto, qui sto mettendo
le bucce grattugiate, le zenze di limone d'arancia. E dicevo, io metterò il mio mandarinetto, però la striga sarebbe veramente più adatta. Un bel bicchierino bello pieno per questa dose, che gli dà quel sapore. Oppure il mille fiori, se trovate l'aroma di mille fiori, va bene anche quello. Allora, questo è il Mistra, ce ne metto un pochino, mezzo bicchierino. E poi ci metto il mio mandarinetto o limoncello se avete. Ecco qua. Continuo a sbattere. Ok. Qui ho velocizzato un pochino il video, eh? Non è che sono così velocissima. Fa anche bene questo movimento, ci rafforza un pochino il braccio. Allora, vedete qualche bollicina? Si vede. Io adesso ho messo in ritardo i canditi perché a parte il cedro, quelli d'arancio li ho fatti, ancora non erano pronti, quindi li ho messi dopo, però voi metteteli quasi alla fine dello sbattimento. Ho lasciato lievitare, qui non vi ho fatto vedere, ho lasciato lievitare tutta la notte e anche un pochino della parte del pomeriggio quando l'ho fatto. Quindi all'incirca 12-14 ore, anche 15, ecco perché si usa una farina forte che regge bene questa lunga lievitazione. Dopodiché vado a mettere in un contenitore di alluminio leggero, eccolo qua. Io uso questo, altrimenti proprio quelli appositi per la pigna o per la pizza di Pasqua, diciamo, chiamata anche così. Copro. Ho messo degli stuzzichini per non far attaccare e qui parte la seconda lievitazione. Allora, nella prima lievitazione non è cresciuto tantissimo, però io dopo presso poco 15 ore l'ho versato nel contenitore e qui poi ho coperto, ho messo degli stuzzichini per non far attaccare e ho lasciato lievitare ancora e qui si è alzato e cresciuto un pochino. Quindi dopo che era pronto l'ho infornato, eccolo qua. Il forno non deve essere altissimo, 165, massimo 170 statico, perché deve crescere piano piano, vedete come si è alzato subito. Sta crescendo tantissimo, forse ci venivano anche due contenitori un pochino più piccoli con questa dose, però eccolo qua, ci sono voluti all'incirca quasi un'oretta per la cottura ed eccolo pronto, ora lo faccio raffreddare e aspetto per tirarlo fuori dal contenitore. Bene. Nel frattempo mi preparo la glassa, sbatto con uno sbattitore elettrico. Ed ecco qua, e poi lo guarnisco, lo metto sul ciambellone, qui fate a gusto vostro naturalmente, io ho messo i confettini, qualche confettino anche di quelli argentati, qualche fiorellino ed eccolo pronto. E adesso dovrei resistere fino a Pasqua? Non credo, anche perché voglio farvi vedere la fetta. Dicevo prima, non l'ho detto, l'impasto mi era avanzato un pochino e ho fatto dei piccoli babà per vedere subito l'interno, però qui vi metto la fetta perché non ho resistito a non aprirlo naturalmente, quindi di seguito dopo questa carrellata di foto vedrete anche la fetta. È buonissimo questo casatiello dolce o pigna o torta di Pasqua, chiamatelo un po' come volete. Bene, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!